Ok, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Quest'oggi in studio con noi abbiamo un giovane attore e regista. Lui si chiama Giovanni Giuffre. Ciao Giovanni, benvenuto, ben trovato nei nostri studi. Ciao Pino, grazie per il tuo invito qui in questo bellissimo studio. Grazie a te per aver accettato. È un piacere essere qui e quindi adesso parleremo un po' di tutto ciò che sarà il mio percorso e di cosa è stato. Bene, allora parlaci, iniziamo da dove è nata questa vena artistica di fare cinema e quando, a che età? Allora, io penso una cosa, che la vena artistica non è che arriva in corso d'opera. La vena artistica ce l'hai, solo che nel corso degli anni scopri di possederla. Cioè, è come l'hai scoperta tu? Come l'hai scoperta? Allora, già dalle scuole superiori, anche dalle scuole medie, io ero affascinato dal mondo letterario, perché comunque poi tutto ciò che concerne la letteratura, la filosofia, diciamo, ti prospetta ad una scoperta interiore e a capire determinati meccanismi della morale umana. Tutto ciò poi ti introietta nel mondo artistico, perché alla fine tutti i poeti, tutti i letterari, tutti coloro che trattano appunto la morale sono degli artisti che studiano il comportamento naturale dell'uomo. E da lì comunque scopri che ti avvicini sempre di più, scopri di avere una vocazione e allora non puoi fare a meno di proseguire questa strada in quello poi in cui tu sei più vincente, più forte. Ad esempio per me è capitato nel mondo della recitazione, quindi dal punto di vista cinematografico. Altri magari lo scoprono con una canzone, nel mondo del canto, scrivendo dei testi, delle canzoni, nel ballo. Queste sono tutte forme di arte. Tu hai studiato, naturalmente, hai dovuto studiare. Sì. Dove? Io dopo aver concluso gli studi liceali, non ho iniziato subito l'università, quindi ho voluto intraprendere subito questo percorso artistico, quindi mi sono spostato a Roma, dove lì mi sono diplomato in un'accademia cinetelevisiva e ho avuto la fortuna di avere come docenti attori e registi molto molto rinomati che mi puoi hanno... fare pure i nomi ho studiato con Luca Ward, con Pupi Avati, con Alberto Lori, che è stata la voce di Super Quark, Ennio Coltorti, con Cinzia Torrini, una grandissima regista. Insomma, ognuno di loro mi ha regalato una parte del loro sapere che poi ha costituito parte della mia formazione. Tu all'attivo hai due film, hai partecipato come attore. Sì, io all'attivo ho due film come regista. Due come regista. E come attore? Come attore ho finito da poco, a fine maggio, il mio primo film da coprotagonista, che poi verrà distribuito al cinema prossimamente. Parallelamente quindi al mio percorso attoriale è nato questo percorso da regista. Parlaci, ecco, come è nata in te questa vocazione da passare da una parte all'altra, da attore a regista? Allora, il passaggio è stato molto naturale. Partiamo sempre lì dal percorso scolastico. A scuola quindi mi avvicinavo alla letteratura, ti avvicini ai testi, inizi a scrivere, magari ti dedichi alla poesia e tutto il resto. E arriva il momento dove hai l'opportunità di mettere insieme tutto ciò che hai studiato
con un po' di predisposizione alla scrittura riesci a scrivere una sceneggiatura. E sono stato fortunato perché la mia prima sceneggiatura, che tratta un cortometraggio degli anni 60 che si chiama Tempo di vita, mi ha regalato veramente tante soddisfazioni, fin quando poi non ho scritto il secondo. Io tratto sempre il sociale, e in questo caso trattavo il negazionismo nei confronti del Covid-19. E quindi è stato molto naturale questo passaggio, la vena artistica con la capacità di scrivere, di poter dare voce a queste storie mi ha permesso di crescere, di mettere in atto tutto ciò. Perfetto, tu ci stai parlando di questi due cortometraggi che hai realizzato, che tra l'altro sono in distribuzione Rai. Sì. Parlaci un po' di questa tua collaborazione con la Rai. Allora, il primo cortometraggio, che appunto si chiama Tempo di vita, è stato un cortometraggio che ha fatto un bel percorso, soprattutto un percorso che nemmeno io mi aspettavo, perché era la mia opera prima. Un ragazzino di 24 anni fa il suo primo cortometraggio con non è da tutti, con poche attrezzature, con pochi mezzi a disposizione. E quindi fin quando poi non ricevi le menzioni d'onore, i vari allori di selezione anche all'estero, e poi entri in un festival, il Tulipani di Seta Nera, che mi permette di avere la distribuzione su Rai Cinema Channel e di qualificarsi all'interno del podio di questa competizione. Successivamente poi scrivo appunto Non esiste, cortometraggio che ho finito di girare tra gennaio e febbraio 2023. Anche quello si è qualificato tra i primi 5 in Rai. Abbiamo ricevuto da poco una menzione d'onore dagli Stati Uniti e adesso è distribuito su Rai Play. Una cosa bellissima, un'emozione. Sì, sono contento. Però non è dove voglio arrivare, cioè voglio fare sempre di più. Ma naturalmente noi te lo auguriamo questo. Grazie. Che bisogna migliorarsi nella vita. Parlaci un po' del tuo ultimo lavoro cinematografico. Allora, il mio ultimo lavoro cinematografico, come detto, si tratta di un film che verrà distribuito poi nelle sale italiane, dal Ministero dell'Istruzione. Intorno a fine 2023, inizio 2024. Non posso dire ancora tanto, possiamo parlare a grandi linee del mio personaggio. Parlaci del tuo personaggio. Il mio personaggio si chiama Ciccio, è un tipetto che è molto molto particolare. Diciamo, in molte cose si avvicina al mio modus operandi, in altre siamo totalmente distaccati. Nel senso, lui è un tipo molto molto autoritario. Ciccio. E tu? Io lo sono anche, sono un tipo molto esigente. Non mi accontento mai, voglio sempre di più, mi piace la sana competizione. E Ciccio? A Ciccio piace, però lui queste cose le vuole raggiungere anche con le strade sbagliate, mentre queste sono cose che a me non appartengono. Io ne faccio dei valori, dei sani valori della vita, un mio punto di forza. Anche se al giorno d'oggi la società non te lo permette, perché purtroppo viviamo in circostanze dove alcune volte sei portato a non operare nel modo giusto, cioè a sbagliare, ti freni perché c'è qualcosa in te che ti hanno inculcato da bambino, giusto? Esattamente, cioè, è proprio questo poi che ti distingue dall'essere pensante all'essere non pensante, cioè il saper scindere il giusto dal sbagliato, da quello sbagliato. E purtroppo nella mia generazione, anche nelle generazioni che stanno venendo, questo non succede. Ormai tutto è dovuto, tutto è dato per scontato, non si dà più valore alle cose belle, cioè, e soprattutto siamo anche molto facilmente sostituibili. Cioè, per questo anche nel mio primo cortometraggio io ho trattato gli anni 60,
Perché io racconto sempre questo aneddoto, magari chi ha che sentito. Tu negli anni 60 non c'eri ancora. Io negli anni 60 non c'ero, infatti io sono nostalgico di qualcosa che non ho vissuto. Però se mi siedo magari con l'anziano di turno, con la nonna di turno, mi raccontano di quanto fosse bello all'epoca credere realmente nelle cose, nelle tradizioni, ma vivere in un'epoca dove se qualcosa non era giusto, non era al meglio, ci mettevi la toppa e lo sistemavi. Oggi sì, invece la butto, oggi invece la butti via. Vabbè, adesso magari c'è la moda che non c'è bisogno della toppa, di rattoppare. Ma la moda, per esempio, poi i jeans strappati e quant'altro, vero? È vero, il jeans strappato va di moda, però il classico non andrà mai via di moda. Cioè, non passa mai. La vetrina è composta dalla moda, ma anche la moda ha la sua fine. Così come l'esubero ha il suo momento di picco, fin quando non trovi il momento il in cui devi livello. Fare conti con te stesso e dici cos'è giusto e cos'è sbagliato. E allora, hai parlato un po' della tua vita, diciamo che sei giovane, strada da fare, ne hai ancora tantissima. Secondo te i social quanto sono importanti anche in questo settore? Allora, il social purtroppo oggi fa parte della nostra vita, del nostro quotidiano a 360 gradi. Purtroppo il social altera la visione delle cose, perché non hai più la voglia di tenere di custodire quel qualcosa per te, ma hai per forza l'esigenza di mostrarlo agli altri. Mentre io penso una cosa, le cose belle, proprio pensa anche tu al tuo orologio più prezioso, alla tua giacca preferita, a casa tua dov'è? Nella cassaforte, nell'armadio un po' più riparato. Custodita per bene. Sì, certo. Le cose belle si custodiscono, non hai l'esigenza di doverla dimostrare. Vero. E quindi il social ti altera completamente tutta la visione della vita, del quotidiano. Perché sì, tu dimostri sono qui, sto facendo questa cosa bella, quando in realtà probabilmente tu sei infelice. Sono dei mezzi per ostentare, ma anche dei mezzi utili. Cioè, non voglio fare adesso di tutta l'erba un fascio, perché i social comunque aiutano a metterti in contatto con la gente, a condividere il tuo pensiero, giusto o sbagliato che sia. Però secondo me dovrebbero essere utilizzati nella maniera più corretta, più corretta, adeguata, sì. Con molta più tranquillità, anziché spifferare ogni qualcosa. Sto andando in bagno, lo pubblichi su Facebook o sui social. Bene, se tu dovessi dare un consiglio a chi si vuole accingere in questo percorso artistico come lo hai fatto tu, cosa consiglieresti? Ma qui guardo in camera, perché comunque poi diventa una domanda personale dello spettatore. Ma sicuramente questo è un mestiere non per improvvisati, è un mestiere dove, così come devi studiare per fare l'ingegnere, per fare il dottore, devi studiare anche per fare l'attore, per fare il regista. Perché anzi, se è il caso, devi studiare un po' di più, perché devi in primis conoscere te stesso. Io le prime lezioni che feci in accademia erano tutte sulla scoperta dell'io, quindi fai l'abbandono delle paure, il livello tra ciò che sei e ciò che realmente dimostri. Cioè, un discorso molto articolato. Molto, infatti. Quindi lo studio, la dedizione, la passione, non solo lo studio, perché non è che devi dire quattro battute, tu quelle battute ci devi mettere l'intenzione, l'attore vive in circostanze immaginarie, l'attore vive in una bugia dicendo la verità. Ti devi calare proprio nel personaggio, come si suol dire. Cioè, tu pensa ai film, tu pensa ai teatri. Cioè, è finto quello che stai leggendo, cioè, tratto da, scritto da. Sì. È una bugia, ma in questa bugia stai dicendo la verità, cioè stai raccontando storie di vita vere. Ti faccio un'ultima domanda, perché hai parlato di teatri e di televisione, di film, di cinematografia. Secondo te
la differenza tra l'attore di teatro e l'attore cinematografico? Allora, tutto è accomunato da un unico elemento, ovvero la recitazione. Ovviamente però i due mondi sono totalmente separati, perché se l'attore teatrale è portato un po' ad enfatizzare ciò che sta dicendo, magari più con le gestualità, con un tono di voce più diaframmatico, con un timbro vocale più accentuato, l'attore cinematografico lavora di più sull'introspezione, perché la telecamera, quella che io ho in questo momento davanti, riesce a capire cosa tu hai dentro, perché la telecamera lavora col tuo occhio. Quindi l'attore teatrale sì, deve vivere quelle circostanze, ma riesce anche a farle capire con il gesto, con la voce. Mentre il cinema è tanto occhio, tanto interno, tanta mimica facciale, tanto introspezione. Cioè sono due cose distinte e separate. Sì, sono due metodi di recitazione differenti. Perfetto. Noi siamo giunti al termine di questo cocktail musicale e le interviste. Grazie per la produzione a Danze TV. Noi ringraziamo Giovanni Giuffrè per essere stato qui con noi e appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti. Ciao, grazie.